31 ottobre 1984 muore Eduardo De Filippo, autore teatrale, attore e regista. Era nato a Napoli il 24 maggio del 1900. Tra le figure più eminenti del teatro italiano del XX secolo. La sua abilità di scrittura era pari alla sensibilità di interprete, entrambe fondate su una raffinata tecnica espressiva che faceva perno sulla sottrazione, al contrario della ridondanza tradizionale dello stile della città. Si impose sulla scena teatrale italiana e internazionale con una serie di lavori drammatici. Napoli milionaria, Questi fantasmi, Le voci di dentro, Sabato, Domenica e Lunedì, Gli esami non finiscono mai. Natale in casa Cupiello, la sua opera più celebre e celebrata, in scena per la prima volta il 25 dicembre 1931, aveva segnato il passaggio da una comicità farsesca, legata alla battuta e all'equivoco, ad un umorismo tragico che svela un drammatico sentimento d'amarezza. Nel 1954 Eduardo inaugura il Teatro San Ferdinando, distrutto dalla guerra e ricostruito a sue spese per far rivivere nella sua amata città natale le storiche tradizioni che lui, figlio d'arte, aveva saputo superare. Nominato senatore a vita nel 1981, morì a Roma mentre lavorava alla traduzione in napoletano della Tempesta di Shakespeare. Aveva 84 anni.